L'eterna lotta tra il bene e il male, riletta in chiave rock, è Il succo di Angeli, opera pensata, scritta, musicata e diretta da Andrea Toppi. Lo spettacolo ha avuto giovedì l'ultima di 3 seguite serate presso il Teatro Sperimentale di Ancona. L'autore, poliedrico artista anconetano, ha messo in scena lo scontro millenario tra le due forze attraverso la sua musica e i suoi testi, sulla quale si sono inserite le coreografie e il corpo di ballo di Deborah Gallinelli. Ne ha scaturito un lavoro intenso e originale, cui hanno partecipato giovani artisti pescati tra i talenti più cristallini della musica nel bacino marchigiano. A colpire in particolare la scenografia fissa, scarna ed essenziale creata da Andrea Tavoloni, una grande scala bianca in mezzo al palcoscenico. Di questa opera rock Toppi ha curato anche la regia, avvalendosi per gli arrangiamenti musicali della collaborazione di Raffaele Petrucci. I costumi sono stati realizzati da Principessa Vagabonda. Le 3 serate, l'11, il 12 e il 13, hanno avuto il patrocinio del Comune di Ancona, della Fondazione Il Samaritano, dell'AMAT e dell'Associazione Marco Vive Onlus, alla quale è stato devoluto parte dell'incasso.